Cari fratelli, vi saluto nell'amore di Gesù. Amen. Siamo carichi per il Signore. Amen. È una gioia poter essere qui, poter lodare il nome del Signore. Però vi devo dire che quando noi guardiamo la storia mondiale, ci sono cose che veramente ci possono sconvolgere e anche spaventare. Per esempio, se noi pensiamo che ci sono state almeno 14.500 guerre in tutta la storia mondiale, di tutte le nazioni del mondo, dal 3600 avanti Cristo fino ai nostri giorni. Quindi immaginate questo, 14.500 guerre dal 3600 avanti Cristo fino ai nostri giorni. Ossia, si può dire che in un raggio di tempo di più di 5.000 anni, ok? Dal 3600 avanti Cristo fino al 2020, ci sono stati soltanto 292 anni di pace nella storia mondiale. Quindi l'uomo, l'essere umano, da quando il peccato è entrato nel suo cuore, che lo ha separato di Dio, infatti si è creato che cosa? Un grande conflitto. E allora noi sappiamo che questo conflitto che cosa fa? Separano le nazioni, separano popoli e ahimè queste guerre accadono anche nelle nostre case e quindi possono sia magari tra fratello e fratello, sorella e sorella, padre, figlio, persone, compagni di lavoro, compagni della scuola, magari per una sciocchezza noi possiamo litigare, certamente noi non stiamo facendo una guerra, però comunque esiste un conflitto tra gli esseri umani. Allora cari, ma dovete anche ricordarvi che, come ho detto prima, la causa di questi conflitti è una questione spirituale. E questo conflitto è la parola di Dio, che questo fa parte della vita del credente. Non è soltanto nella sfera visibile, terrena, dove ci sono i conflitti. Nel mondo spirituale, nel mondo invisibile, Nella sfera in cui magari i nostri occhi materiali non riescono a vedere, esiste una grande battaglia. E noi dobbiamo essere pronti a combattere. Noi sappiamo anche che Gesù Cristo, che è l'autore della salvezza, Lui non solo ci avverte di questo combattimento, ma ci dice anche che attraverso le sue fatiche, le sue ferite, noi possiamo vincere questo combattimento. Allora, il credente in Cristo deve prepararsi per un campo di battaglia, deve prepararsi per questa guerra che noi siamo di pace, noi siamo cristiani, noi siamo di Cristo Gesù. Gesù per vincere ha dato la sua vita, ma la nostra guerra esiste. Noi non siamo in guerra per fare male alle persone, noi usciamo alla guerra per distruggere il peccato. Noi usciamo alla guerra spirituale per sconfiggere le nostre passioni ingannatrici, tutto quello che ci può ostacolare e allontanarci dal Signore. Amen. Perché se tu sei qui, e anche per coloro che ci seguono da casa, che il Signore Gesù ti benedica e tu possa vincere la battaglia per mezzo di Gesù. Perché questa è la parola del Signore. Cari, noi leggeremo un brano della scrittura questa mattina che ci parla di combattimento. Ma non solo parlare, descrivere il combattimento, contro cui combattiamo, ma soprattutto come possiamo vincere. Cosa dobbiamo fare per vincere? Noi sappiamo che ci sono tante persone che non credono a questo combattimento spirituale, però la parola di Dio questa mattina, se tu vuoi aprire con me, nella lettera di Paolo agli Efesini, capitolo di numero 6, noi leggeremo dal versetto 10, Efesini 6, dal versetto di numero 10, Paolo ci sta esortando, ci sta ricordando come noi abbiamo queste meravigliose armi di Dio per poter sconfiggere il male. Efesini capitolo 6, e io vi incoraggio a tutti i fratelli, magari chi non ce l'ha una Bibbia come questa, nel senso una Bibbia materiale, non fatta di carta, prendila. Noi piano piano vogliamo fare una transizione. Io sono la persona più tecnologica forse no, qui nella chiesa, perché mi piace, però per una questione di concentrazione durante la predica e quando c'è il culto, prendi una Bibbia e lascia da parte il cellulare. Questo è un consiglio che ti do, perché il cellulare ci può distrarre molto. Anche questo è un combattimento.
che noi dobbiamo vincere e lo possiamo vincere con il Signore. Almeno per quelle due ore, questo tempo di parola, tempo di celebrazione, metti il cellulare non in silenzioso, metti magari proprio in modalità aereo, spegnilo pure per accendere il nostro cuore. Naturalmente, se tu non hai una Bibbia questa mattina, niente paura, puoi accedere il tuo cellulare, però piano piano noi vogliamo fare questa migrazione perché ci possiamo concentrare. Amen? Lo possiamo fare, vero? Amen? Allora, dice così l'Apostolo Paolo, Efesini 6, dal versetto di numero 10. Lui dice, del resto, lui sta parlando ai fratelli, a credenti, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro l'insidia del diavolo. Versetto 12. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E lui dice ancora nel versetto 13, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Amen. Parola del nostro Signore. Quanti di voi volete vincere nel nome di Gesù? Cari, la nostra più grande battaglia contro noi stessi. Perché l'essere umano, dopo che si è separato dal Signore, è entrato il peccato nella nostra vita e noi abbiamo un combattimento anche interno. Abbiamo, se tu sei in Cristo, hai ricevuto lo Spirito Santo, noi non siamo completamente perfetti, perché la nostra perfezione sarà raggiunta per mezzo di Gesù quando noi saremo in paradiso con il nostro Signore per sempre. Ma finché siamo su questa terra, ci sono tanti combattimenti. E come sto dicendo, il nostro combattimento contro noi stessi, noi lo dobbiamo vincere attraverso la parola del Signore, santificando la nostra vita, cercando il Signore, perché la nostra tendenza è verso il male. Quello che è peccato, quello che viene dalla cupidigia, quello che viene dai nostri desideri, dai nostri pensieri, viene in maniera naturale. Se tu hai un campo, un terreno, e lo hai pulito, tu stai tranquillo che dopo qualche settimana spunta qualcosa che tu non hai piantato. E dici, ma chi è che ha piantato quest'erba? E adesso devo lavorare ancora. Noi tutti i giorni dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo, la parola di Dio, e anche attraverso la comunione fraterna, il Signore possa lavorare nella nostra vita. Per togliere quello che non serve, affinché il Signore possa piantare il seme della buona parola e la nostra vita sia trasformata. È inutile che io vi dica chi vuole vincere, perché noi vogliamo vincere contro il male. E l'Apostolo Paolo allora ci dà questa formula, ossia ci dà questo consiglio, ci dà una esortazione. Io devo essere forte nel Signore. E quando sono forte nel Signore, questa forza di Cristo in noi, in me e in te, ci conduce alla vittoria. La forza non si trova in te. Mi sembra che c'è un film, ossia la forza sia con te, no? Mi sembra che Star Trek, no? Ossia la forza non si trova in te nel senso come se fosse qualcosa di naturale. L'induismo, il buddismo dicono queste cose come se tu sei parte del cosmos, tu hai parte di Dio dentro di te. Questa è una grande menzogna. Perché noi siamo dei peccatori, tu non ti devi reincarnare, tu hai una sola vita e dopo che sei morto ti troverai davanti al giudice dei giudici che è il Signore. E allora oggi io devo fare la mia scelta di poter vincere, non attraverso la mia forza, non magari ritenendo che io sono chissà cosa, io sono un semplice servo che ho bisogno del Signore per poter vincere. Allora guardiamo quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo per noi. Noi sappiamo che ci sono difficoltà, ci sono cose difficili che noi dobbiamo fare, ci dobbiamo rinnovare, ci dobbiamo santificare. E l'Apostolo Paolo quindi ci dà alcune esortazioni. La numero uno, la prima cosa che io devo fare affinché di vincere nella mia vita, nel Signore. Io quando parlo di vincere, cara, non è vincere l'Ena Lotto, non è vincere magari una casa, non è diventare famoso, non partecipare di questi programmi televisivi. Io parlo di una vita vittoriosa con Cristo Gesù. Quando tu dici, Signore, io sono un peccatore, ma io ho vinto per mezzo della tua potenza, io mi sento libero. Io ho mollato tutte le cose che non servono più per poter vivere con il Signore. Sono ancora un peccatore, ma sto crescendo e sento la gioia che solo Cristo Gesù mi può dare per colmare la mia vita. Amen.
Cosa devo fare per avere tutto ciò? Fortificare la vita nel Signore. Io non devo fortificarmi me stesso, io non devo fortificarmi nei beni materiali, io mi devo fortificare nel Signore, nella sua parola. Perché quando io faccio ciò, allora la nostra vita è diversa. Il Signore mi dà la perseveranza, il Signore mi dà la pazienza, il Signore attraverso la sua parola incomincia a trasformare addirittura il mio carattere. Incomincia a dare a me le risposte che io sto cercando. Allora Paolo cosa dice nel versetto 10? Guarda com'è Efesini 6:10. Del resto, cosa dice Paolo? Fortificatevi in chi? Nel Signore e nella forza della sua potenza. La cosa che ci rallegra il cuore è che se Paolo sta dicendo questo agli Efesini, chiesa che lui ha predicato, ha formato, ha scritto questa lettera, se loro avevano bisogno di essere fortificati, pur avendo la presenza di Paolo insieme a loro, tante volte vuol dire che noi non siamo così male. Nel senso, se loro avevano bisogno di essere fortificati, vuol dire che anche noi abbiamo bisogno di essere fortificati. Se loro erano esseri umani come noi, vuol dire che anche noi, la stessa benedizione a loro è la stessa benedizione per te. Non è perché Paolo era vivo in carne e ossa in quegli anni che oggi non abbiamo la potenza del Signore disponibile a noi. Tu ti devi solo fortificare nel nome di Gesù. Non è nel nome di un pastore, non è nel nome di una chiesa, non è nel nome di un ministero, non è nel nome di un santo come popolarmente si usa dire, è nel nome di Gesù, nel nome del nostro Signore. Allora Paolo sta enfatizzando questo, guarda come nel versetto 10. Lui dice fortificatevi, ossia ti rendi forte in chi? Nella forza del Signore, nella potenza del Signore. Perché la forza del Signore secondo te è limitata? Quanto è forte la potenza del Signore? Guarda, se è come voi che mi rispondete, è piccola. La forza del Signore è limitata. Il Signore ci ha dato la potenza, e questa potenza per glorificare, per vivere a Lui. Quante volte noi abbiamo paura, ma il Signore sta dicendo, io sono con te, tu non devi mollare. E quando una persona è nella difficoltà e dice, Signore, adesso come faccio? Il Signore sta dicendo, fortificati nella vita del Signore. Paolo stesso si era rafforzato nel Signore. Lui aveva visto Cristo, il Signore gli ha dato l'autorità di apostolo, gli ha dato il compito di scrivere niente di meno che 13 lettere del Nuovo Testamento, eppure Paolo si fortificava nel Signore. In 1 Timoteo 1,12, io leggo per voi, la parola di Dio dice, io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendomi al suo servizio. Quindi Paolo sta dicendo, Signore, io ti ringrazio perché tu mi hai reso forte. Vogliamo dire le parole di Paolo? Sì o no? Amen. Allora, ascolta e lo dice dopo di me. Io ringrazio colui che mi ha reso forte. Cristo Gesù. È una meraviglia. Io mi devo fortificare nel Signore, nella sua parola. E non è un abracadabra, non è un detto, non è un talismano, è lo Spirito Santo del Signore con noi. Noi dobbiamo chiedere a noi stessi, Signore, io mi sento forte in te. La nostra forza, cari, la nostra forza umana può venire meno, ma la nostra forza spirituale si trova unica e esclusivamente nel nome del nostro Signore Gesù. E solo quando io ho un rapporto personale con il Signore che questa cosa può cambiare. Io ho visto, questa è una cosa che lo sappiamo, però spesso i credenti non attingono alla parola di Dio. Se il Signore ci ha dato la parola, e lo dico anche per te che ti stai ascoltando da casa, questa è la parola di Dio, 66 libri ispirati dallo Spirito Santo, è perché sono necessari per la vita dei credenti. Amen. Quando il credente non mangia, si è debole. Se una persona non mangia, ci sono quelli anche che mangiano troppo, dopo vanno a litigare con la bilancia. Però quando parlo della mia vita con il Signore, io devo mangiare la parola, pregare al Signore, essere nella comunione fraterna, altrimenti la mia resistenza, immunità spirituale incomincia a abbassare.
E quando c'è questa, abbassa la mia immunità, io posso prendere anche un'influenza. Attenta all'influenza che viene dall'Oriente, tra l'altro. Io mi devo fortificare nel Signore. E noi sappiamo, cari, che se tu leggi la parola una volta alla settimana, magari nel momento del messaggio, gloria a Dio, ma è troppo poco. Se tu leggi due volte, un pochino meglio, tre volte, quattro, cinque volte alla settimana, la tua vita sarà trasformata. Perché quando ti vuoi arrabbiare, lo Spirito Santo ti ricorda la parola e dice, non deve peccare, deve ascoltare la parola del Signore, l'autocontrollo, lo Spirito Santo, il frutto dello Spirito Santo. No? Hai detto una cosa che non dovevi, allora vai da quella persona, chiarisci quella cosa. Non siamo perfetti, ma noi nel Signore ci possiamo fortificare. Il Signore è benigno, il Signore è paziente, Lui ci sta forgiando. Lui non vuole una persona perfetta, perché se fossimo perfetti Gesù non sarebbe venuto per dare la sua vita per noi. Ma il Signore, non devo dire che Lui fa la vista grossa, eh? Lui vede il peccato, ma se noi ci fortifichiamo in Lui, noi possiamo crescere. Il Signore ci ha dato tante risorse, infatti già ho detto che la principale è la parola di Dio. Però il Signore che cosa altro ci ha dato? Ci ha dato lo Spirito Santo, amen? Ci ha dato il corpo di Cristo, ci ha dato la preghiera, ci ha dato, cari, tante risorse perché noi possiamo vincere. E a volte noi lasciamo, non basta magari tu hai queste cose nella tua vita, io mi vanto perché sono membro di una chiesa, o conosco il Signore, ho la parola, ma se non vivo con il Signore tutti i giorni non serve a niente. Io ho bisogno del Signore. Quanti di voi volete essere forti? Allora ti deve rivestire, anzi ti deve fortificare nel Signore. È nel Signore, è nel nome di Cristo Gesù. E se qualcuno ti dice una cosa che è diversa dal Vangelo, dalla parola di Dio, tu puoi dire io rifiuto nel nome di Gesù. Oggi ci sono molti credenti che cascano in favole, in storie, in false dottrine, falsi insegnamenti, e tu devi essere saggio solo quando sei forte nel Signore. Ma la seconda esortazione, se io per primo mi devo fortificare nel Signore, numero due, io mi devo rivestire, dice l'Apostolo Paolo, della completa armatura di Dio. E noi vediamo questo nel versetto di numero 11, guarda con me. Rivestitevi, dice Paolo, della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Quindi io di cosa mi devo rivestire? Mi devo rivestire, dice l'Apostolo Paolo, della completa armatura di Dio. Paolo viveva nel primo secolo. L'impero romano era fortissimo e dominava anche appunto Canaan, che dopo i romani hanno chiamato Palestina, dominava l'Asia Minore, dominava l'Europa, dominava praticamente tutto il Mediterraneo. Quindi la figura di un soldato romano, avete presente un soldato romano? Quante volte abbiamo visto, no? A volte si vedono anche camminare a Roma, ancora oggi, no? Puoi fare anche la foto. Questi soldati erano qualcosa di chiaro per la mente del popolo. Paolo quindi usa l'esempio di un soldato e sta dicendo ci dobbiamo rivestire della completa armatura di Dio. E questa armatura vale a dire, ossia, vivere nella completa presenza del Signore. E vivere nella presenza di Dio non è come, per esempio, tu ti hai dato la tua vita a Gesù, allora a posto, sono con Cristo, gloria a Dio, il Signore Gesù ti ha salvato, ma tutti i giorni dobbiamo rivestirci dell'armatura di Dio. È molto semplice. Se tu oggi vai a casa, io non credo che tu rimarrai con il vestito come sei adesso, ti cambierai. E poi magari domani mattina, quando vai a lavorare, non vai a lavorare con il tuo pigiama, ti deve pure cambiare, ti deve pure lavare, ti deve pure rivestire. Tutti i giorni noi facciamo questo esercizio. E noi togliamo la roba sporca, e le sorelle soprattutto fanno il bucato, vanno a lavare, no? E io tutti i giorni mi devo lavare, mi devo rivestire. L'Apostolo Paolo sta dicendo che un credente che è in Cristo si deve rivestire della completa armatura di Dio. E questa armatura non è altro che rivestirsi di Cristo Gesù, del nostro Signore. Guarda com'è nel versetto 14. L'Apostolo Paolo, lui descrive quali sono questi elementi dell'armatura. Lui dice, state dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi.
Rivestitevi della corazza della giustizia. Versetto 15. Mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. 17. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi. Il credente dalla sua testa ai suoi piedi si deve rivestire del Signore. E Paolo sta dicendo che io mi devo rivestire di quante parti dell'armatura? Della tutta l'armatura, della completa armatura di Dio. Allora Paolo sta enfatizzando, lui sta dicendo rivestitevi, versetto 11, rivestitevi della completa armatura di Dio. Perché è importante rivestirmi della completa armatura di Dio? Versetto di numero 13, la parola di Dio ci risponde. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché, dice Paolo, possiate resistere nel giorno malvagio. Noi tutti attraversiamo giorni malvagi. La gente dice, no? Si sa chi è un vero amico nel momento del bisogno. Si sa che è una vera persona nel momento che una persona è sotto pressione. E allora noi quando siamo sotto pressione, se abbiamo il Signore, noi dobbiamo avere per mezzo di Cristo, non per mezzo nostro, una reazione diversa. E l'unica maniera di essere diversi nel mondo che si sta sfasciando, che sta sempre più lontano dal Signore, che critica i valori cristiani, giudaico-cristiani che noi abbiamo ricevuto dal nostro Signore, è perché l'unico modo è quando io mi fortifico nel Signore. Cari fratelli, questa armatura non puoi comprare in nessun negozio. Non puoi andare da Decathlon, non puoi andare in un negozio magari qui alle Befane, non puoi comprare in un centro commerciale. Questa armatura, noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo per sconfiggere il male nella nostra vita. Forse tu hai un vizio nella tua vita, forse c'è un pensiero che ti, come un chiodo, come un martello che tutti i giorni batte nel tuo cuore, nella tua mente, nella tua vita. Ebbene, il Signore Gesù ti vuole liberare. Signore Gesù ti vuole liberare. Per questo l'Apostolo Paolo dice, no, che noi dobbiamo essere un sacrificio vivente, santo, gradito al Signore. Il sacrificio, noi sappiamo che l'animale che era sacrificato nell'Antico Testamento era immolato, era sacrificato. Noi non dobbiamo uccidere nessuno perché Paolo dice che è un sacrificio vivente. Gesù già è morto per noi, però vuol dire che io devo morire per il peccato. Non devo vivere per il peccato, mi devo consacrare al Signore. Se noi pensiamo all'armatura di Dio, posso per esempio ricordarmi di un parallelo nella scrittura. Davide era un ragazzo, ma quando lui ha visto Golia, ha detto, ma chi è questo filisteo che viene qui per parlare invano del nome del Signore? Io andrò a combattere. Allora voi conoscete la storia. Saul, il re, che non aveva nessun altro che si metteva a combattere, neanche i fratelli di Davide, per combattere contro il gigante, ha detto, guarda, io ti do la mia armatura. Io ti do la mia armatura, l'armatura del re, quindi sarebbe quella più bella, più fatta bene, no? La spada più affilata. Davide si è messo e come camminava? Non riusciva neanche a camminare. Cari, Davide è andato con una fionda e 5 sassi, perché la sua armatura era il nome del Signore. Noi non dobbiamo guardare secondo la potenza umana. Io non so che cosa il Signore mi riserva per il futuro, ma io so che la nostra armatura viene dal Signore. E anche che se un domani noi dovessimo essere perseguitati in Italia, perché noi predichiamo il nome di Gesù, non ti preoccupare, perché l'armatura del Signore è disponibile a te. Noi sappiamo che il governo, le leggi, stanno mettendo sempre più contro i valori della famiglia che il Signore ha creato. Mettendo sempre più contro la libertà che esistono in tante nazioni. Grazie a Dio perché questa libertà c'è in Italia ancora. Però Signore, noi sappiamo, cari, che molte cose cambieranno nel futuro, ma tu non sei solo. Ti vai fortificare nel Signore, ti vai rivestire nel Signore, perché questa è l'armatura che il Signore ha dato a ognuno di noi. Vuoi vincere? Ti piace vincere facile? Non si vince facile. Ti deve rivestire della completa armatura del Signore. E allora quando noi facciamo questo, noi veramente possiamo fortificarci, ma un grande pericolo che io e te possiamo correre è quando noi, anziché come Davide, noi ci somigliamo più a Pietro
che a Davide. Perché l'apostolo Pietro, prima della Pentecoste, quando ha predicato con potenza, lui era di fianco al Messia per 3 anni. Ha sentito i messaggi, ha parlato con il maestro, ha mangiato con il maestro, ha visto i miracoli che il Signore ha fatto, ha visto per esempio in Marco capitolo 9 la trasfigurazione, questa teofania, no? Gesù che si presenta a loro, già com'è nel paradiso, a loro, anche a Pietro. Eppure quando Gesù Cristo è morto, andava a morire sulla croce, Signore, io andrò con te, non ti preoccupare, ci penso io. Cosa è successo? Lui ha rinnegato il nome del Signore 3 volte, perché si era fortificato in se stesso. Se ti fortifichi in te stesso, le cose vanno male. Se io mi fortifico, dico io sono forte, io resisto la tentazione. Addirittura Gesù Cristo, abbiamo detto anche qua mercoledì nella preghiera, Gesù Cristo quando è andato nel deserto era pieno dello Spirito Santo per affrontare il nemico. Se tu sei nel deserto della tua vita e vuoi vincere, hai bisogno della parola, hai bisogno dello Spirito Santo, hai bisogno della comunione fraterna, perché queste sono le armi vincenti che il Signore ha dato alla nostra vita. Paolo dice, versetto di numero 13, perché è importante fortificarmi nel Signore? Affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Versetto 11. E poi versetto 13. Affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piede. Finché il soldato è in piede, avete mai fatto caso che la bandiera, no? È un simbolo della nazione, è un simbolo magari di quell'armata. Bisogna essere sempre in piede, sempre in alto. La nostra bandiera non è fatta di stoffa. La nostra bandiera è fatta, Signore, dal mano di Dio, perché Lui è la nostra bandiera. Lui è il nostro Signore. E noi sappiamo che abbiamo bisogno del Signore. E sappiamo anche che ci sono tante insidie, come dice l'apostolo Paolo. Per esempio, la concupiscenza della carne. Concupiscenza, per chi non lo sa, il desiderio della carne. Questo è un altro apostolo. L'apostolo Giovanni, per esempio, in 1 Giovanni 2, 16. Poi c'è la concupiscenza degli occhi. Tu guardi, desideri. Il problema, per esempio, per un maschio, quando vede una donna che è bella, non guardare la seconda volta. Ti dico papale, papale. Perché se tu guardi per la seconda volta, tu incominci a peccare. Non è che noi dobbiamo adesso mettere la mascherina e non possiamo vedere più nessuno. È impossibile. Però, cari, queste sono le cose che il nemico fa. O magari è una compagnia di una persona. L'insidia, la superbia della vita. Uno vede una macchina e dice: io voglio essere come quella persona. Figuriamoci, a Rimini è la città proprio del desiderio carnale, del divertimento terreno. E tutto questo non è che non ci possiamo, tra virgolette, divertire sanamente. Certo, però quando io mi faccio trascinare da questa passione ingannatrice, io non faccio più la volontà del Signore. Paolo dice in 2 Corinzi 11, versetto 3 questo: temo come il serpente sedusse Eva, la sua astuzia, con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e vi sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Lo stesso serpente che ha ingannato Eva e Adamo è presente nel mondo e vuole ingannare noi. Però noi dobbiamo essere attenti. Non possiamo, come si dice, avete presente la rana, no? C'è un detto che dice: una rana in una pentola d'acqua sul fornello non cerca di fuggire dal calore mortale se l'acqua non è riscaldata rapidamente. Quando tu metti una pentola e c'è la rana nell'acqua fresca, no? È lì che nuota, che bello. Fuoco basso e piano piano aumenta e magari l'acqua si diventa un po' più tiepida, ma che buono. All'improvviso quello viene cotto. Non essere una rana in una pentola. Noi dobbiamo saltare fuori dai pericoli che il mondo ci dà. Se tu, nessuno qui è Superman o Superwoman, noi siamo deboli, per questo noi abbiamo questo combattimento, per questo il Signore ha detto: fortificati nella parola, rivestiti dell'armatura di Dio, perché c'è un rischio di cadere. Ma noi non vogliamo cadere nel nome di Gesù, noi vogliamo vivere per il Signore. La vita con Cristo è difficile, è molto difficile, la salvezza è gratuita, ma seguire il Signore costa caro. E portare la croce, e morire per il peccato, ed è difficile. Gesù Cristo ha detto: se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo. Se la tua mano ti fa peccare, tagliala, cavala questa mano.
Figuriamoci, cari, la nostra mente, la nostra bocca, le nostri piedi, tutto quello che noi siamo, non saremo più nulla, non saremo neanche più un essere umano, se fosse nel senso letterale quello che Gesù sta dicendo. Ma Gesù parla in maniera metaforica perché possiamo capire, bisogna dare un taglio netto al peccato. Allora, oggi, questa mattina, Dio sta parlando con me e con te affinché noi possiamo diventare forti nel Signore. Paolo dice ai Romani, capitolo 8, versetto 13, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Se tu vivi secondo la passione ingannatrice di questo mondo, voi morrete. Vita distrutta. Tempo perso. Vita distrutta. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, Paolo dice, voi vivrete. Tu cosa vuoi? Vita o morte? Vittoria o sconfitta? Tenebre o luce? Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E chi è figlio del Signore ha la potenza del Signore. Allora, cari, solo qui due esortazioni. Mi devo fortificare nel Signore, mi devo rivestire della completa armatura di Dio, ma quando vai nel campo di battaglia devi sapere anche con chi stai lottando. Guarda com'è il versetto 12. Noi vediamo che la terza e ultima esortazione per questa mattina è conoscere il nostro nemico. Versetto 12. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma è contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Molte persone non credono a questo, ma esiste il mondo delle tenebre, il mondo invisibile, dove l'Apostolo Paolo ci sta descrivendo che il nostro combattimento non è contro magari una persona che la vede, a volte il diavolo può usare anche una persona o più persone, un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza, o una situazione, però spesso, cari, quello che noi vediamo è che queste sono cose che noi dobbiamo avere, la consapevolezza che c'è un nemico. Ci sono persone, il nemico è così astuto, e siccome lui è il padre della menzogna, lui dice alle persone in giro, io non esisto. Il diavolo non esiste, quindi è tutta un'invenzione umana. Ossia, abbassa le guardie, non chiudere la porta, non mettere il cadenaccio, perché intanto il ladro non c'è. È un pericolo che noi dobbiamo vedere, dobbiamo capire, ma la parola di Dio ci insegna. Dall'inizio alla fine che il nostro combattimento, il più grande combattimento che c'è stato nella Genesi era di persone che non hanno saputo rispondere con l'intelligenza data dallo Spirito Santo, da Dio, per vincere e sconfiggere i serpenti. E quando noi non mettiamo le cose a posto, non lasciamo il Signore riempire noi, allora noi abbiamo a che fare con questa persona che è chiamato in diverse maniere nella Bibbia. Per esempio, il nostro nemico ha diversi nomi. Lui è l'accusatore, perché lui accusa i credenti tutti i giorni. Dice, guarda, hai visto che hai peccato? Hai visto che non hai obbedito? Hai visto che non hai letto la Bibbia? Hai visto che non sei venuto all'incontro di preghiera? Hai visto che hai mentito a tua moglie? E lui accusa, 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 accusa. E anche se una persona ha chiesto perdono, lui continua a accusare. E lo accusa anche davanti a Dio. Guarda i tuoi figli. Guarda come si comportano. Ma lui non è solo l'accusatore, lui è chiamato anche Satana. Satana vuol dire colui che è l'avversario, lui è contro di te. Lui si avvicina a te come se fosse tuo amico. Fa finta di essere la persona che ha più premura verso di te, della tua famiglia, che vuole, ossia, dare a te quello che il tuo cuore desidera. Sai quelle persone che ti chiamano, magari ti fermano a un centro commerciale, guarda, c'è una promozione imperdibile per te, basta che tu metti una firma. E quante volte il diavolo viene davanti a noi e noi mettiamo una firma o lasciamo lui scrivere il suo nome nel cuore. Allora lui non solo è l'accusatore e l'avversario, ma lui è il tentatore. Lui è l'assassino e il bugiardo. Lui è il leone ruggente, lui è il serpente. Lui è l'angelo di luce, perché si fa vedere come angelo di luce. Lui è il Dio di questo mondo, lui è il ladro che viene per rubare, ammazzare e distruggere. E se io so che è il mio nemico, se io lo vedo da lontano, io prendo un'altra strada. Se vedo una persona strana, magari è un momento, una strada deserta, tu che cosa fai? Vai d'incontro verso il tuo accusatore, verso il tentatore? Io prendo un'altra strada, tu che cosa faresti? Io mi devo essere sveglio. Gesù dice che dobbiamo essere buoni come delle colombe, ma astuti come dei serpenti, e allora io devo già antevedere le cose.
Io mi devo preparare, devo conoscere chi è il mio nemico e devo sapere lui come si comporta. E devo dire una cosa, da quando esiste il diavolo lui si comporta sempre nello stesso modo. Lui só amplifica le sue opere, ma la sua strategia è ripetitiva. E purtroppo ci sono credenti che hanno più paura del diavolo, credono più alla menzogna di Satana, che invece di credere nella potenza di Dio. Perché il diavolo è così bravo a raccontare le sue, che la gente ci casca. E hanno paura. Se magari c'è una persona che è posseduta da uno spirito maligno, hanno paura di pregare, prega nel nome di Gesù. Hai Cristo Gesù nella tua vita? Hai accettato Gesù? Hai lo Spirito Santo? Prega. Prega nel nome di Gesù. Perché noi dobbiamo lasciare il Signore lavorare. Guarda quello che dice Paolo, versetto 12. Ricordiamo, il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Se avete fatto caso, qua non c'è il nome di Satana, perché non è solo una persona. Satana è il capo di questa banda, ma ci sono tanti altri esseri spirituali. Ci sono tanti esseri, cari, invisibili. E la parola di Dio dice, i nostri nemici sono, guarda il versetto 12, contro i principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre, contro forze spirituali della malvagità. Un giorno noi faremo uno studio dettagliato su questo. Perché se tu vedi nella parola di Dio, cari, la parola di Dio ti descrive che non ci sono solo gli angeli che servono il Signore. Una parte di questi angeli che erano del Signore, ma che non hanno voluto seguire il Signore, hanno seguito l'attentatore, l'accusatore, il padre della menzogna. E oggi sono a servizio di Satana. Però quello che io vi posso dire questa mattina è che nulla può essere paragonato alla potenza del Signore. Il diavolo è potente? È potente, ma non c'è paragone con il Signore. Per questo ti puoi fortificare nel Signore, scendere nel campo di battaglia, perché se hai creduto nella parola e hai dato la tua vita al Signore, tu stai tranquillo che hai vinto, non per merito tuo, ma per merito di Gesù. Nel nome di Gesù, senza ombra di dubbio, è un credente alla potenza. Ma immagina, di nuovo facendo un esempio, una persona ha un vizio, ha qualcosa, una catena che lo lega al suo cuore, alla sua vita, a una pratica immorale, a una pratica che lo lascia incatenato a qualcosa di terreno che distrugge la sua vita, la sua famiglia, il rapporto in casa. Tu hai la potenza di essere liberato nel nome di Gesù. Viene il nemico e dice, no, non ce la fai, sei debole. Nel nome di Gesù dice, io rifiuto questo. Io voglio essere una persona consacrata al Signore. Io voglio rivestirmi della parola del Signore. Io voglio essere forte nel Signore. Perché come noi abbiamo visto, io devo riconoscere che se il grande problema è questo, io non posso mai pensare, il nemico dice, tu sei forte, tu ce la fai. Ossia, non hai bisogno di Dio. Questo è il più grande problema per chi non conosce la parola del Signore. Ha detto Adamo ed Eva, è la stessa cosa, vedi come lui si ripete? Tu dici alla persona, guarda l'uomo dove è arrivato, guarda la scienza, siamo contrari alla scienza? No, l'intelligenza che l'uomo ha è frutto da Dio, non è frutto dell'uomo. Il Signore ha dato ogni cosa, se tu sei vivo è perché il Signore ha dato a te tutto quello che esiste nel mondo e che l'uomo ha trasformato, lo ha trasformato perché il Signore ha creato ogni cosa. E noi abbiamo questa possibilità di vedere tante cose meravigliose, però io devo riconoscermi debole. Quando l'uomo voleva salire e essere come Dio, Dio lo ha abbassato e l'ha detto, tu sei povere e povere tornerai a essere, perché non sei nulla, io sono il Signore l'Eterno. È il suo nome. E Lui è colui che era, che è e che sarà. Lui esiste sempre nel tempo presente perché è il Signore. Gesù, per rispiegare questo ai discepoli, ha detto in Marco 10, 14, Gesù si indignò quando ha visto che i discepoli volevano chi era più importante nel regno dei cieli, si indignò e disse loro, lasciate, e ha detto anche quando avevano impedito di far arrivare i bambini a lui, lasciate che i bambini vengano da me, e non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi si assomiglia a loro. Tu chi sei? È interessante che per vincere la battaglia spirituale dobbiamo essere come dei bambini. Signore, ma come posso essere nel campo di battaglia se sono un bambino? Vuol dire che dipende prettamente dal Signore.
non dipende da te. Ah, io ho tanti anni di fede. Ah, io già ho letto la Bibbia tante volte. Ah, io sono un pastore, sono un missionario, sono un membro di chiesa, faccio questo ministero. Cari, queste sono cose importanti, ma devo continuare a essere sempre piccolo. Mi rattrista il cuore quando vedo persone che si fanno chiamare apostoli ancora oggi. Mi rattrista il cuore quando persone si fanno chiamare profeti ancora oggi, come se loro fossero migliori degli altri. Io sono un semplice servo del Signore. Chiamatemi prigioniero di Cristo Gesù, perché il nemico è così astuto che quando una persona fa qualcosa gli altri dicono: guarda che potenza di Dio attraverso quella persona. L'intimo di quella persona cresce, la sua testa è montata e lui pensa che è lui che ha fatto qualcosa. Noi non facciamo niente. Io devo essere soltanto un bambino. Un bambino non è in grado di sopravvivere da solo. Un bambino non ha le condizioni necessarie per vincere nulla, anziché se non ha questi tre comandi per vincere il nemico: fortificarsi nel Signore, rivestirsi dell'armatura e conoscere bene il suo nemico. Cari, il Signore ci ha dato questa fortezza. Allora, oggi il credente più che mai si deve fortificare nel Signore. Te lo voglio ripetere. Ti deve fortificare perché questa fortezza è disponibile per tutte le persone. Tu non puoi seguire il Signore quando voglio io. Oppure a modo mio. No, è a modo di Dio. Deve essere fedele. Non è la tua fedeltà che dà a te la salvezza, no, perché la salvezza è grazia. Gesù è morto per noi, ma io se sono salvato, se sono un discepolo, Gesù quando ha detto lasciate le reti, seguitemi, quegli uomini hanno lasciato tutto e hanno seguito Gesù. Noi non vogliamo lasciare, eppure vogliamo seguire Gesù. Non possiamo avere due piedi in una scarpa. Oggi tu devi prendere una decisione. Noi abbiamo, non so se avete fatto caso, 4 settimane fa stavamo dicendo buon anno, buon anno, buon anno. Già è passato il primo mese del 2020. Come pensi di vivere altri 11 mesi della tua vita nel 2020? C'è solo un modo: fortificati nel Signore. Tu non hai un'altra via d'uscita. Tu non hai un altro scampo. Non puoi andare da un'altra parte. Tu hai bisogno di Cristo Gesù. Era 1967, quando la signora Golda Meir, che era primo ministro, ex ministro di Israele, tempo difficile, tempo di guerra, tempo in cui Israele stava diventando di nuovo una nazione dopo migliaia di anni. Sapete cosa ha detto lei? Noi ebrei abbiamo un'arma segreta. Perché parlando di combattimento, una cosa che Israele ha sempre combattuto, noi abbiamo un'arma segreta contro tutti i nostri nemici. E hanno chiesto: ma ministro, qual è l'arma segreta? Noi non abbiamo un altro posto dove andare. Tu pensi che puoi andare da un'altra parte? Solo qui puoi stare. Se ti sposti, sei fulminato, sei vinto, sei distrutto. Ma se rimani con il Signore, tu sei più che vincitore per l'amore della potenza di Cristo Gesù sopra di te. È molto serio. Pensa alle nostre scelte, a volte siamo tentati, la nostra mente. Però oggi è il momento in cui tu vuoi dire: Signore, io voglio essere un sacrificio santo, vivente e gradito. Incomincia adesso nel nome di Gesù a identificare quello che ti sta distruggendo. Scusatemi la parola, quello che ti sta fregando. Voglio essere chiaro. Quella cosa che è il tuo tallone d'Achille. E dice: Signore, io voglio rinunciare a questo nel nome di Gesù. Io voglio consacrare la mia vita a te. Io voglio essere trasparente, io voglio essere onesto. Io voglio fortificarmi nel Signore. Signore, io non ce la faccio più, ho bisogno di liberazione. Gesù Cristo è qui per liberare. Non c'è mano più potente per spezzare le catene se non nel nome di Gesù. E io voglio pregare per te. Vuoi tu abbassare la tua testa? Aprire il tuo cuore perché il Signore possa parlare alla tua vita nel nome di Gesù. Il Signore Gesù è qui per liberare, per salvare, per guarire. E noi vogliamo pregare affinché tu, la tua anima, magari se la tua vita nel Signore è debole, ti deve fortificare nel Signore. E noi vogliamo pregare per te nel nome del nostro Signore Gesù, affinché Lui possa veramente cambiare la tua vita. Signore,
qui davanti a me ho tanti cari fratelli e sorelle, e anche per le persone, Signore, che ci seguono da casa. Io voglio pregare affinché la potenza del nome di Gesù, nome dolce, nome potente, che è al di sopra di ogni nome, nome che dà la vita ai morti, che dà la guarigione ai malati, che dà libertà e salvezza a tutti i peccatori che in Lui hanno creduto, Signore, io faccio appello al nome di Gesù, al nome di Yeshua, il nostro Signore, Dio che salva. Signore, qui davanti a me ho fratelli e sorelle che conosco già da tanto tempo. Ci sono anche persone magari che è la prima volta che li vedo. Signore, Tu conosci il nostro cuore. Tu hai fatto un raggio X. Tu hai fatto un attacco. Conosci come la nostra anima. Cosa c'è nella nostra mente e nel nostro cuore. Ebbene, Signore, io prego affinché le fortezze siano distrutte nel nome di Gesù. E che ognuno qui possa dire, Signore, io voglio essere un sacrificio vivente, santo, gradito al Signore. Io metto la mia vita nelle Tue mani. E adesso, caro fratello, sorella e ospite che sei in mezzo a noi, pensa a quella cosa che ti sta ostacolando, che ti sta impedendo di seguire Gesù. Ebbene, il Signore sta dicendo a te, lascia questo. Molla ogni cosa per dare e vivere una vita pienamente nel Signore. Forse ci sono credenti che quando si devono rivestire dell'armatura spirituale, invece di indossarla tutti i giorni, invece di indossarla completamente, la mettono una parte qualche volta della settimana. Caro fratello, non è questo quello che il Signore vuole. Cara sorella, il Signore vuole e ha dato a te la completa armatura. Un soldato, un servo di Dio è sempre pronto perché la sua potenza è nel Signore. Signore, io ti prego nel nome di Gesù, rendi il nostro cuore umile per fare la tua volontà. Siamo deboli, senza di te, come dice Gesù, non possiamo fare nulla, nulla, ma in te. Siamo più che vincitori in Cristo Gesù, per una vita santificata, una vita separata, una vita consacrata, una vita vincente, perché ha vinto il peccato per mezzo del sangue di Cristo versato su questo mondo. Signore, a volte la nostra vita è preoccupata, presa da tanti pensieri, ma noi vogliamo concentrare su di te. E io prego adesso che nel nome di Gesù, se ci sono persone che hanno bisogno, Signore, di essere liberate, che possono dare il proprio cuore a Gesù. Se tu non hai mai dato la tua vita a Cristo, apri il tuo cuore adesso nel nome di Gesù. Dice, io voglio Gesù, io voglio mollare i vizi, voglio mollare i pensieri, voglio mollare tutto quello che sta distruggendo la mia vita, perché da oggi in poi mi voglio fortificare nel Signore. Da oggi in poi mi voglio rivestire, perché c'è un nemico che mi vuole distruggere, ma io voglio vincere con Cristo Gesù. Prega con me nel tuo cuore. Signore, io ammetto di essere un peccatore, ma voglio vivere con te. Io scelgo questa mattina Cristo Gesù, il Messia, figlio di Dio, che si è incarnato e ha dato la sua vita perché io potessi essere perdonato. Ma un Gesù che è morto, ma dopo è risorto, e che ha sconfitto le opere del nemico, e il nemico stesso, perché ha schiacciato la testa al serpente. Signore, entra nel mio cuore, entra nella mia vita. Che Tu sia il presidente e residente del mio cuore. Non solo oggi, non solo domani, ma da ora in poi fino al giorno in cui Tu mi chiamerai per essere con Te per l'eternità. Nel nome di Gesù.